quello che vi faremo ascoltare, inizieremo prima di tutto con una piccola intro, sarà il tributo a lui perché lui recitava un suo testo su questo. Quella che farò dopo invece è la canzone che mi ha regalato e noi la trasformeremo per l'ennesima volta anche stasera. Apriamo il concerto di un'altra persona con cui Domenico aveva legato. Sfortunatamente per lui, Ettore, ti dico sfortunatamente perché sarebbe stato bello che tu l'avessi incontrato dal vivo, te l'assicuro. Lui ci presenterà il suo disco che si chiama Massaria ed è un tributo alla civiltà contadina e rurale e, come abbiamo parlato prima, anche ad una grande cosa che è il dialetto, che spesso per qualcuno diventa un problema, invece è una grande risorsa che non tutte le lingue del mondo hanno e noi dobbiamo usarla, spero la useremo come una risorsa. Vi ringrazio. Ciao Domenico. Oh.
appaiano alla sua sorte, ma non c'è tempo per camminare semplicemente per arrivare. Facciamo un applauso più forte perché loro sono autoctoni, meritano un applauso più forte, giusto un minutino per sistemarci e iniziamo il concerto, grazie. Thank you.
Buonasera a tutti, io sono Ettore Madrevita e sono davvero onorato di essere qui questa sera a portare un progetto che secondo, almeno dal mio punto di vista, ci appartiene. È un progetto che apparteneva anche a Domenico. In realtà io ogni parola detta questa sera, secondo me, è un po' fuori posto, perché Domenico non ho avuto mai il piacere di conoscerlo di persona, però ci eravamo sentiti, diciamo, telematicamente, perché io ero un suo fan, quindi lo leggevo molto spesso e lui mi scriveva perché dovevamo fare una cosa insieme. Tra l'altro, una di quelle cose che dovevamo fare era proprio questo progetto che ascolterete questa sera, perché Massaria è un viaggio attraverso le campagne dell'entroterra irpino. Io vengo da un paesino, alla fine siamo quasi compaesani, perché vengo da Casalbore, un paesino qui vicino, e volevamo portare attraverso la musica, attraverso un reportage fotografico e una raccolta di racconti, questo progetto insieme a Luca Vernacchio, che è un altro amico che purtroppo questa sera non è potuto venire, e insieme a Domenico. Quindi questo progetto, questo lavoro di Massaria è dedicato tutto a lui. Grazie. Il brano che avete ascoltato è la title track dell'album Massaria, e adesso vi suoneremo un brano che si intitola 28 cuori. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie mille. Allora, questa era Vascianza, è un brano scritto circa 2 anni fa e rispecchia un po' il nostro sud, un sud interno, un sud di collina, un sud dell'entroterra, il Fino in maniera particolare. Infatti Vascianza è una spaccatura proprio del terreno, e quando viene a mancare il terreno, perché questo, come ben sapete voi da Grotta Minarda conoscete benissimo, i territori alpini sono molto franosi, e quindi quando si viene a creare questa spaccatura viene chiamata appunto Vascianza. Metaforicamente sta a indicare anche quello che viviamo nei paesi, quindi il lato anche oscuro del vivere in un paese, perché ci sono momenti belli e momenti brutti. Il paese ha tantissime cose belle, ma allo stesso modo ha anche tantissime altre cose brutte, come ben sappiamo non riusciamo a vivere, quindi in qualche modo uno deve sempre partire per esprimersi, però il ritorno è sempre ben accetto, c'è sempre un ritorno verso le proprie radici. Adesso vi suoneremo un altro brano, che è uno standard jazz, quindi spaziamo questa sera dal rock al jazz alla cultura popolare, e si chiama Midnight Voyage. Thank you.
Thank you.
Bene, è arrivato il momento di fare una cosa un po', diciamo, strana tra virgolette. Cioè, facendoci ispirare dal luogo, proveremo a improvvisarvi qualcosa di estemporaneo in questo momento. Non sappiamo cosa verrà fuori, probabilmente anche una cagata, però vediamo, vediamo quello che verrà fuori. Thank you.
Si chiama scuria, e scuria penso che conoscete, è un termine dialettale arenese che sta a indicare quando cala la scuria, sarebbe quando cala il buio. Quindi è anche un modo per preservare il dialetto, utilizzare questi termini che ormai sono quasi scomparsi. Io ascolto sempre i racconti di mia nonna, perché ogni volta che apre bocca mia nonna escono fuori delle perle. Vado là con un taccuino e mi segno tutti questi termini, tipo awanno, musera, mufalanno, tutte cose che sono scomparse. Quindi cerchiamo di tenerle vive e di tramandarle, quello che ci rimane. Scuria. Thank you.
facciamo per rendere la serata un po' più movimentata. Adesso vi suoneremo un brano, sempre dal mio ultimo disco Massaria. E l'ho pensato un po' come il pezzo dell'estate, cioè anche se in realtà c'è un ritmo reggaeton, ma non è reggaeton perché deriva, c'è una derivazione orientale, viene un po' dall'est Europa, questo ritmo che poi è stato, diciamo, assorbito dalla massa e diventato il tucca 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 tucca. Però in realtà questo ritmo viene un po' anche dall'Oriente. Questo brano vuole evocare una danza, che è un po' la danza di questa Jumenta, in realtà per gli amici è lucese, bravo. Ci abbiamo le cose nostre in codice. Il brano si intitola la Jumenta sarebbe la giumenta. Quindi immaginate questa cavalcata lunga tra le montagne del nostro terra alpino e provate a seguirci, magari a battere le mani con noi. Cerchiamo di creare un po' di movimento. Siate timidi, ancora di più, dai, facciamo un altro giro. Thank you.
Simone Ghielardi. Al basso elettrico Luca Iorio. Alla batteria Carlo Corso. Io sono Ettore Patrevita, grazie. Ci avviciniamo quasi alla fine, in realtà vi suoneremo qualche altro brano. Questo vuole rievocare un po' l'antico Reggio Tratturo, ed è un omaggio che abbiamo fatto a questa via antichissima dove i pastori portavano, diciamo, i propri animali, il gregge partivano, insomma, dall'Abruzzo e percorrevano tutto il sud, anche il versante irpino. E questo brano si intitola Via Tratturo. Questo posto bellissimo che è il Castello d'Aquino, e chi lo gestisce, facciamo un applauso fortissimo, perché ci hanno dato la possibilità di organizzare questo evento per Domenico e per la comunità. Secondo me sono poche le iniziative nei paesi, soprattutto in questo periodo di Covid, diventa sempre difficile organizzare cose belle, e questa sicuramente è una cosa bella. Sicuramente Domenico dall'alto sarebbe contento di questa cosa che abbiamo organizzato. Adesso vi suoneremo uno standard jazz che è Equinox. Thank you.
Thank you.
Grazie mille. Allora, noi chiudiamo con l'ultimo brano. Ricordo, per chi volesse contribuire e dare una mano a questo progetto, far sì che vada avanti, noi abbiamo i dischi questa sera, quindi per chi volesse portare a casa un ricordo, darci i soldi della benzina, pure sarebbe buono, non sto scherzando. Ci sono i dischi qua, c'è la valletta che ve li può dare, c'è la valletta bruna Carlo Corso qui. Noi vi salutiamo con questo brano che si intitola Fauna d'argento, grazie. Thank you.
sceneggiata del bis ce la risparmiamo, così noi ritorniamo e vi eseguiamo il bis. Grazie! Prego. Visto che secondo me il testo di questa sera, come già avevo immaginato, era quello dell'estate, cioè sempre il reggaeton, secondo me dobbiamo rifare quello. Voi siete d'accordo? Vi è piaciuto? Ok, allora vi suoniamo un mento. Oh,
adesso facciamo come le rock band di un tempo. Alla chitarra Simone Ghielardi, detto il leone dell'Ades. Al basso elettrico Luca Iorio. Alla batteria Mister Carlo Corso. Un applauso al sound latino. Io sono Ettore Padrevita, grazie per la vostra presenza, grazie di tutto, per l'accoglienza.